Spieghiamo cioè, cos'è, lievitato questo tesoretto. Che lievita, lievita ogni sì. volta che serve. Cos'era questo benedetto tesoretto che poi non esiste, in realtà non è mai esistito? Il tesoretto è la differenza tra quello che era la previsione del deficit PIL al 2,5%, al 2,6%, quello che era il tendenziale del deficit PIL, e la previsione invece che ha fatto il governo al 2,5%. Questo 0,1% di differenziale tra quello che ha scritto, ha deciso il governo, e quello che era invece il tendenziale, ha dato adito a questo 1,6 miliardi di euro. Spieghiamo anche alle persone che ci seguono cosa vogliono dire tutti questi termini, in modo che chi non lo sa magari e non mastica economia possa capirci. Il deficit è praticamente quella parte di spesa pubblica che non è coperta dalle entrate, quindi è tutto ciò che lo Stato spende e che non è tuttora coperto dalle entrate. E ci sono tutta una serie di stime che vengono fatte durante l'anno proprio per capire quanto vale questo deficit. E in funzione di queste stime, previsioni quindi, stiamo parlando di previsioni di numeri virtuali, che il governo ha tirato fuori questo 1,6 miliardi di euro, che è comprensibile quindi a tutti che non esistono. Ma perché non esistono in particolar modo e perché questi numeri molte volte vengono sbagliati? Abbiamo l'esempio con lo stesso ministro Padoan proprio dell'anno scorso. Il ministro Padoan l'anno scorso aveva dichiarato ad aprile 2014 una crescita dello 0,8%, poi ad agosto è stata stimata questa crescita meno 0,3%. Cosa si è creato? Un errore. Padoan l'anno scorso sbagliò di 1,1 punti percentuali e questo errore vale 17 miliardi, valeva 17 miliardi che in realtà non sono entrati nelle casse dello Stato. Allora, se abbiamo lo stesso ministro dell'anno scorso, se i conti pubblici sono gli stessi conti dell'anno scorso, è molto molto probabile che anche quest'anno, ad agosto, strano, ma proprio ad agosto, ci sarà un'altra nota di aggiornamento proprio del documento di economia e finanza che dirà che questi soldi non ci sono e ci si ritroverà punto a capo. Ecco perché quindi non si può giocare con le previsioni in questo modo. Diventano soldi del Monopoli che servono solo sistematicamente in funzione della campagna elettorale a garantire qualcosa a qualcuno. E questo è assolutamente sbagliato perché purtroppo, soprattutto con i pensionati, in Italia non si può scherzare. E l'ha detto prima il sottosegretario, la situazione delle pensioni in Italia è talmente frammentaria e talmente diversificata che abbiamo pensionati che tuttora ricevono una pensione minima di 495 euro al mese, che non è minima, è irrisoria, e abbiamo pensionati invece che arrivano a percepire 2-3 pensioni o altri pensionati che ricevono le cosiddette pensioni d'oro. Stiamo parlando, secondo i dati Istat, di 100.000 pensioni che hanno un valore complessivo di 13 miliardi rispetto ai 270 miliardi totali del valore delle pensioni in Italia. Allora, in tutto ciò, in questa situazione completamente purtroppo disastrosa delle pensioni, bisognava e bisogna andare a cancellare completamente gli effetti ulteriormente disastrosi che ha creato la Fornero, che ha creato un divario completo generazionale tra le varie generazioni, ha creato classi sociali nuove come gli esodati, i non salvaguardati, gli esuberati, e bisognerebbe andare a dare qualcosina in più nell'immediato soprattutto a queste classi di pensionati che in realtà oggi non arrivano a percepire nemmeno 500 euro. No, ma lei mi ha spiegato bene il discorso del tesoretto presunto tale, però non mi ha risposto nel senso, voi però dove pensate si possano attingere, dove li prendiamo questi soldi per pagare, mi pare, adesso c'è qui il sottosegretario all'economia, 18 miliardi poi alla fine sarebbe stato il monte complessivo di questi miliardi rimborsi. 2012 e poi dal 2013 3 miliardi all'anno. Quindi questi soldi, soldi sono stati incassati dallo Stato, cioè quello che è successo è che qualche anno fa lo Stato ha incassato questi soldi, è giusto quindi diciamo restituirli. Non li ha spesi. Noi come pensiamo di restituirli? Noi abbiamo fatto molti tagli e abbiamo posto anche all'interno della nostra legge di stabilità dell'anno scorso, la finanziaria buona, un piano di taglio e un piano di spending review, di revisione della spesa, che prendeva tra l'altro dei punti di quello che era l'allora Cottarelli, che poi fu spedito a Washington, perché ci sono all'interno del capitolo, dei vari capitoli di bilancio del bilancio dello Stato, vari punti che si possono subito tagliare. Io le faccio degli esempi che sono poco conosciuti. In Italia nel 2015, tuttora oggi, viene speso 1 miliardo di euro
per le cosiddette auto blu sanitarie. Sono delle macchine che vengono messe a disposizione dei dirigenti delle ASL, quindi non sono né ambulanze né autolettighe, e che servono a scarrozzare con un autista i dirigenti delle ASL. Purtroppo chi... Aspetti, non voglio interrompere. Facciamo l'elenco. Allora, un miliardo auto blu sanitarie. Sono le auto blu sanitarie. C'è il cosiddetto ex piano Giavazzi, che conosce molto bene sicuramente anche il sottosegretario, ed è tutto quello che riguarda la spesa pubblica nella pubblica amministrazione, che vale all'incirca dai 4 ai 5 miliardi. Sì. Ci sono delle le cosiddette spese militari, delle missioni militari, che però sono state dichiarate già inutili e che possono essere risparmiate. Sono tutte quelle spese militari che in realtà vengono tuttora finanziate, ma che in realtà non hanno alcun senso. E si parla di almeno 2 miliardi di euro. Oltre a questo c'è la possibilità, fin da subito, e sarebbe giusto in Italia farlo, aumentare la tassazione, o meglio tassare, non più condonare, le grandi case del gioco d'azzardo. Negli ultimi 2 anni alle grandi case del gioco d'azzardo... Cioè lei dice tassare i casinò? Non i casinò, sono le aziende che si occupano del gioco online, per esempio, sono le aziende che si occupano delle videolotteri, dei videopoker, che oltre a essere una piaga sociale, negli ultimi 2 anni sono state condonate le tasse a queste grandi case, e sarebbe utile farle pagare. Abbiamo la possibilità di far pagare oggi una cosa che non viene fatta pagare, l'IMU alle piattaforme petrolifere, alzando molto di più, naturalmente, visto i guadagni che le piattaforme petrolifere fanno, danneggiando naturalmente la sua un attimo, perché l'elenco ha fatto un elenco già sterminato, secondo me, poi con relative cifre, non so adesso, non le ho chiesto dalle aziende che gestiscono il gioco d'azzardo alle piattaforme petrolifere quanto contate di ricavare, ma insomma adesso questo, che non è un dettaglio, perché, se vuole ce ne ho altre poi dopo magari ci arriviamo. È successo l'anno scorso che durante la legge di stabilità dell'anno scorso, mentre noi discutevamo degli 0, in Italia per sottostare ai vincoli di bilancio europei del 3%, c'era uno Stato in Europa, che era la Francia, che sforava ogni vincolo europeo, andando quindi a investire di più. Erano soldi, oltre ad aver tagliato all'interno però della spesa pubblica, questo però abbiamo capito che il governo non ha intenzione di farlo, non vuole sforare i parametri europei. È sbagliato in questo una situazione del genere. Questo è un altro discorso, però è stato detto chiaramente che non si vuole sforare il 3%. Allora si continueranno a rincorrere il 0, mi scusi, la interrompo. Allora. Proprio stiamo aspettando proprio in queste ore dal Ministero dell'Economia e Finanze, ma soprattutto dal Ministero dello sviluppo economico, il famoso click day, ossia la possibilità naturalmente per alcuni cittadini poi di accedere al microcredito e avere la possibilità quindi di finanziare le proprie imprese. Ma tornando anche sul tema dell'indennità e sui sacrifici, sottosegretario prima diceva i sacrifici li hanno fatti i cittadini e così via. Noi in aula abbiamo chiesto che i sacrifici venissero fatti anche dai parlamentari. Sì. Abbiamo presentato varie volte, oltre alla nostra proposta di legge, per diminuire le indennità parlamentari. Si risparmierebbero subito all'anno almeno 60 milioni di euro. Poi c'è tutto quello che si può risparmiare dai soldi pubblici che vengono dati ai partiti. I partiti naturalmente, anche con la riforma finanziamento pubblico, tant'è che ora stanno incassando il 2 per 1000, comunque continueranno a incassare fino al 2017 comunque sia svariati milioni di euro, e abolendolo completamente si potrebbe fino al 2017 recuperare almeno 45 milioni di euro l'anno. Tutti questi soldi, come vede, sono soldi che si potrebbero recuperare fin da subito, comunque permettendo ai partiti di fare politica, perché c'è la possibilità, perché ricevono comunque stanziamenti per fare politica senza nessun problema. Però è fondamentale andare a toccare, soprattutto, come abbiamo detto, anche le indennità parlamentari. Perché? Perché mentre noi parte della nostra indennità la restituiamo, è ormai cosa risaputa che anche i deputati e i senatori dei vari partiti danno una parte del loro stipendio al partito stesso. Sì. Danno una parte dello stipendio al partito a livello locale, danno una parte dello stipendio al partito a livello nazionale. Sì. E questo è un altro finanziamento praticamente pubblico, perché sono soldi di indennità che vanno al parlamentare, che poi lui dà al partito e che quindi
si potrebbero eliminare fin da subito e avere un buon risparmio di 60 milioni di euro. Ed è, guardi, glielo garantisco, fattibile fin da subito. Abbiamo presentato le proposte, abbiamo presentato gli emendamenti anche sulle varie riforme, sulla riforma costituzionale, e così come sa anche il sottosegretario abbiamo votato anche le proposte che arrivavano dagli altri partiti, che davano la possibilità di risparmiare svariati milioni di euro anche sui vitalizi, sì, sui vitalizi dei consiglieri regionali, ma anche sui vari vitalizi che tuttora vengono erogati. Il partito poi prende 2 per 1000 dai cittadini e continua a prendere il finanziamento pubblico. Continua a prendere, la riforma è graduale, come sai, non li prenderemo più. Ma li state prendendo oggi? Non li prenderà più. Ma posso dare un dato? Sì, anche perché volevo aprire un altro capitolo. Sì. Assolutamente, perché questa questione per cui se si abolisce il finanziamento ai partiti totalmente, i partiti non hanno più la possibilità, la democrazia e così via, non è vero, perché poi i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, ma anche il nostro naturalmente, per lavorare, per funzionare, per avere una propria struttura legislativa, una propria struttura di comunicazione, comunque riceve dei soldi che permettono ai gruppi parlamentari all'interno della Camera del Senato di lavorare. E sul territorio? Sul territorio avete preso anche 2 euro dalle primarie. Mi rendo conto che la variabile per voi del territorio sia un optional. Quanti soldi prendete dai cittadini? Non prendiamo nessun soldo dai cittadini. Sì, e i 2 euro alle primarie e il 2 per 1000. Sì, perché noi diversamente da voi c'è un metodo democratico che è quello delle primarie per essere scelti. I pensionati, stiamo parlando la maggior parte dei pensionati che hanno una pensione minima oggi di 495 euro al mese, senza parlare poi di tutte quelle altre generazioni, lei conosce bene, molto bene le partite IVA che sono super tassate, siamo riusciti in legge di stabilità a evitare che venisse triplicata l'aliquota di tassazione sulle partite IVA, siamo riusciti a far pareggiare le cartelle esattoriali. C'è 5 Stelle e Scelta Civica. Scelta Civica, anche noi siamo tutti di primo mandato, siamo entrati con una logica di rinnovamento della classe politica, ovviamente sulla base di presupposti diversi, ma quindi su molte cose, è chiaro che io mi trovo vicino, però sull'aspetto legato al finanziamento pubblico ai partiti, prima era un sistema inaccettabile, indegno, ed è una delle cose che ha mosso anche noi a entrare in politica per contribuire al cambiamento. Però l'eccesso, il primo anno li avete presi quei soldi. Abbiamo preso delle tranche di quel finanziamento e abbiamo concorso. Non potevate rinunciare già proprio per dimostrare che eravate diversi, come sta dicendo lei? Abbiamo pagato guarda il nostro bilancio, cioè non abbiamo un avanzo che se uno abbiamo pagato le spese elettorali. Voi non siete un caso da prendere come caso d'esempio, perché allora per fare politica o devi avere grossi finanziatori oppure devi avere il grande pivot col sito e tutti. Però, come Renzi, entrambi i grossi finanziatori e i grossi pivot. Quando si tratta di soldi è molto difficile, te lo dico in modo molto franco, del resto voi stessi ne fate un orgoglio. Cioè, il modello politico vostro è un modello per il quale chiunque di voi può scomparire in qualunque momento, basta che resti Grillo. Questa non è politica democratica. No, noi siamo prestati alla politica. Ci vuole una comunità di persone, ciascuna in grado di autodifendersi. L'abbiamo dimostrato che siamo una comunità. No, anche alla marcia di 2 settimane fa, proprio sul reddito di cittadinanza. Ognuno di voi se dice una cosa che va fuori dal cuore del coro. Allora, se le ripete, credo, la protesta, no? Voi ripetete, avete un sit-in? Ma innanzitutto ieri sono stati i sindacati proprio degli insegnanti e i sindacati dei presidi che erano presenti in fronte a Montecitorio. Oggi ci sarà una mobilitazione di studenti, insegnanti, e notate bene, non i precari. Cosa bella che se voi scendete in piazza non vedete i precari, ma trovate proprio anche gli insegnanti di ruolo e proprio anche i presidi. Senta, posso chiedere una cosa? No, perché faccio continuare, lo prete, però voglio chiedere una cosa. Voi non avete, ieri non è stato approvato un emendamento che avete sostenuto voi, insomma, perché il preside non assuma parenti e amici? Conto cosa dobbiamo presentare? Dobbiamo presentare al governo degli emendamenti e inserirli all'interno del disegno di legge per evitare che i presidi nominino proprio come docenti
parenti, stiamo parlando di parenti e legami di parentela. Sì. Ma il problema dei presidi è il problema che sono messi, e loro stessi lo dicono, oggi nella condizione, purtroppo con questa riforma, di subire troppe pressioni dall'esterno. Viviamo in un paese che conosciamo molto bene. E quindi non è il preside sceriffo, è un preside vittima se subisce tutte queste pressioni. Assolutamente sì, è una delle parti. Bisogna dire, Subito dal Movimento 5 Stelle ancora due tweet. Il primo, Massimo Semprini, si è voluto ridurre il dibattito sulla scuola, le assunzioni dei precari agli attuali non poteri dei presidi. Poi, che vogliamo dire di tutti quei presidi che assumono sulla base della misura dei tacchi e della profondità della scollatura? Ma insomma, ci saranno anche questi casi. Possono essere denunciati che possono essere denunciati, sì, a degli ispettori il cui numero viene aumentato. Quindi è ora di finire di far caricature specialmente sulla scuola. Sì, poi c'è l'emendamento su quello è difficile effettivamente. Sì. Poi Luca Tito ce l'ha con Lo Prete, che tristezza, i giornalisti del Foglio, un giornale che non compra nessuno, vive di finanziamento pubblico e stop, si vede che non ha gradito qualcosa che ha detto il vice direttore del Foglio. Vado, sì, per sì, dire brevemente e spiegare un po' alle persone che ci seguono a casa quali sono i punti che non vanno e per cui... Ci sono migliaia di docenti, insegnanti e presidi in piazza che magari, se non volete credere a noi del Movimento 5 Stelle, io vi suggerisco di parlare con i docenti nelle scuole, con i presidi. Ma posso fare una domanda diversa? C'è situazione. Qualcosa di questa riforma che vi piace? No, in realtà no. Tant'è che piace a Confindustria questa riforma, e questo glielo dico. Cito un articolo di giornale ieri che dice proprio Confindustria ne elogia i pregi, quindi... Va male fare un curriculum? Lasciami finire. Sì, prego. Quindi, il primo punto fondamentale, grazie per l'attenzione, il primo punto fondamentale è il 5 per 1000, per esempio, all'interno di questa riforma. Cosa vuol dire? Che si dà la possibilità, naturalmente, alle persone di finanziare direttamente le scuole. Ma cosa succede? L'onorevole Zanetti non finanzierà la scuola magari di un poveraccio, finanzierà giustamente la scuola di proprio figlio. Quindi se io non ho... Che non è quella dei Ricconi, che non è quella dei Ricconi, ma è la scuola di suo figlio, di figlio di un parlamentare, un sottosegretario e così via. Se a scuola non c'ho un parlamentare, un sottosegretario, una persona che è il figlio di una persona importante che ha la disponibilità, probabilmente la mia scuola non riceverà abbastanza finanziamenti. Ed è il primo punto su cui riflettere. L'edilizia, il fabbisogno attuale oggi dell'edilizia per la messa in sicurezza delle scuole si aggira tra gli 8 e i 10 miliardi. Quello che invece oggi mette in realtà il governo Renzi sono 40 milioni che secondo le stime non basterà nemmeno per mettere a posto i tetti delle scuole. C'è un'altra questione di cui stavamo parlando prima, i presidi che sono sotto pressione. Siamo in un paese dove purtroppo... E la dimostrazione sono gli scandali degli ultimi mesi e tutto quello che succede in vari ambiti, il clientelismo, le pressioni per ottenere dei posti, le pressioni dalla criminalità organizzata, purtroppo sono all'ordine del giorno. In questo modo, con questa riforma, Renzi sta mettendo in una condizione molto, ma molto difficile i presidi, che si ritroveranno, soprattutto purtroppo in alcune zone d'Italia, a dover combattere con pressioni molto forti di chi vorrà l'amico che venga inserito come insegnante in quella o quest'altra scuola. Mentre prima, giustamente, c'era un ragionamento da fare sulla meritocrazia. Oggi, col disegno di legge di Renzi sulla buona scuola, viene completamente tolta e disattesa la meritocrazia e... Proprio perché viene data completa responsabilità al preside, lo si mette anche nella condizione, purtroppo, di subire poi una serie di pressioni molto elevate dal territorio. Io non devo entrare nel dibattito, nel senso però quello che mi viene in mente, ma è possibile che questi presidi li facciamo tutti, come dire, così suscettibili alle pressioni? E così, cioè, sono anche dei dirigenti scolastici bravi in grado di valutare e capaci, che sono suscettibili alle pressioni. È la criminalità, il clientelarismo che c'è in Italia, che purtroppo è una piaga che poi mette nelle condizioni, e lo sappiamo molto bene all'interno di tutti quegli scandali che hanno colpito il nostro paese negli ultimi mesi. Questa riforma che era nata per abolire il precariato, in realtà elimina i precari.
e non c'è la possibilità di assumere i precari, perché verranno assunti solo alcuni professori di ruolo e non tutti quei precari di ruolo, come fai ad assumerli? La possibilità di essere assunti, continueranno il loro mandato. Cioè lei dice che sono insufficienti queste 100.000 e passa assunzioni annunciate. Guardi, vengono, vengono annunciate 148.000 per la precisione, vengono annunciate 148.000, in realtà ci sono le risorse stanziate, sono solo valide per 48.000 risorse, decreto Carrozza del 2013 che immagino tutti qua conoscano, e tra l'altro che era il ministro di istruzione del governo Letta, per queste 48.000 assunzioni non saranno insegnanti, cioè saranno assunti insegnanti, ma purtroppo faranno da tappa buca. Allora,